ce la faccio a non scandalizzarmi. Ogni volta che leggo di indagini della magistratura che riguardano importanti esponenti politici, io mi scandalizzo, perché l'onestà è la base di tutte le azioni politiche di qualsiasi partito. E se all'interno hai del marcio, non puoi operare onestamente a favore dei cittadini. Guardate qua, direzione distrettuale antimafia di Venezia, un'indagine che ha portato a 26 misure cautelari, 23 arresti, che riguarda un sacco di reati bruttissimi, associazione mafiosa, truffa, riciclaggio, estorsione, traffico di droga, corruzione, e per che ha portato un sacco di arresti, ma ha portato anche un'indagine che riguarda, sembra un presunto peculato, dell'ex sindaco di Verona Flavio Tosi, ex leghista, e ha portato i domiciliari un certo Andrea Miglioranzi, uomo esponente di destra, poi entrato in Fratelli d'Italia, che è stato presidente della municipalizzata dei rifiuti Amia. Hanno arrestato l'ex senatore del Popolo della Libertà, poi diventato Forza Italia, De Gregorio, squadra mobile di Roma, lo conduce in carcere insieme a altre 4 persone, sarebbe il perno di una serie di società di comodo che hanno nascosto un fiume di denaro. Dopo aver letto queste informazioni scandalose, ho fatto una piccola ricerca che voglio condividere con voi. Quali sono le principali indagini che hanno sconvolto il mondo politico nell'ultimo anno? Andiamo dietro di un anno. Siamo in primavera del 2019, Armando Siri, il mio sottosegretario al MIT. 2 indagini, una ad aprile e una a luglio. Quella di aprile era per una presunta tangente da 30.000 euro per far approvare un emendamento che avrebbe avvantaggiato certo Paolo Arata sulle finanziamenti al mini eolico. Luglio 2019, altro indagine su Siri, leghista, autoriciclaggio per dei prestiti che ha avuto senza alcun tipo di garanzia, prestiti importanti superiori a 1 milione di euro da una banca di San Marino. Maggio 2019, Pietro Tatarella arrestato da un consigliere comunale di Forza Italia, siamo arrivati tra Lombardia e Veneto, candidato non eletto alle elezioni europee per Forza Italia e vice coordinatore regionale di Forza Italia, un'inchiesta enorme che ha visto 43 ordinanze di custodia cautelare e che ha interessato, quindi siamo sempre a maggio del 2019, un deputato di Forza Italia, Diego Sozzani, deputato di Forza Italia. Giugno 2019, Giuseppe Caruso, presidente del Consiglio Comunale di Piacenza di Fratelli d'Italia, dicono gli inquirenti che sarebbe parte integrante dell'organizzazione criminale che operava all'interno della regione emiliana. Luglio 2019, Alessandro Nicolò arrestato, sempre a Fratelli d'Italia, consigliere regionale calabrese. Dicembre del 2019, sempre Fratelli d'Italia, arrestato assessore Piemonte Roberto Rosso, anche lui. E dopo, febbraio 2020, Domenico Creazzo, ancora Fratelli d'Italia, consigliere regionale in Calabria, qua fa un record perché viene arrestato dopo meno di un mese dall'elezione. Il reato contestato è scambio elettorale politico-mafioso. Ma torniamo in Parlamento. Il senatore Marco Siclari di Forza Italia, anche lui contestata lo scambio elettorale politico-mafioso. E poi ancora Luigi Cesaro, altro deputato di Forza Italia, attuale senatore di Forza Italia, per cui la magistratura ha fatto richiesta al Senato di autorizzazione a procedere, l'accusa di corruzione. Ancora un deputato di Forza Italia accusato di corruzione, attesa di autorizzazione a procedere perché è un deputato. Ma vi rendete conto? Io ho fatto l'elenco solo dei principali esponenti politici nazionali importanti che nell'ultimo anno hanno avuto grossi problemi con la giustizia per reati importanti che girano attorno alla corruzione. Questo per dirvi che sono soprattutto che quei partiti che oggi hanno avuto dentro o hanno dentro del marcio, che oggi vi stanno promettendo un futuro migliore se loro fossero al governo, prima sarebbe utile, per avere un minimo di credibilità, che facessero pulizia al proprio interno, perché fare politica senza l'onestà di base, senza partire dal concetto di onestà che è la base di tutto, senza la quale non esiste più niente, la competenza non esiste in politica, se prima non c'è l'onestà, non potranno mai fare i vostri interessi, non potranno mai fare i vostri interessi. Ricordatevi, il Movimento 5 Stelle nasce con una proposta chiara: Parlamento pulito. Si diceva via i condannati dalla politica, e il Movimento 5 Stelle l'ha interiorizzato questo principio, candidando solo persone che hanno la fedina penale pulita. Quindi attenzione, fidatevi delle persone che prima di tutto, quando sono in politica, vi garantiscono l'onestà. Il Movimento 5 Stelle ha l'onestà come sangue che gli scorre nelle vene, e ricordatevi che la presenza oggi, in un periodo come questo, in cui si impegneranno miliardi e miliardi di euro per rilanciare il paese e l'economia nazionale, la presenza del Movimento 5 Stelle è una garanzia
che quei soldi vengano e verranno impegnati bene nei vostri interessi, negli interessi dei cittadini, perché con tutta la forza che avremo, noi faremo in modo che arrivi il maggior numero di denari possibile, ma soprattutto che vengano destinati a quel 99,9% di tessuto sociale ed imprenditoriale sano ed onesto che abbiamo in Italia. Quindi stateci vicini, perché avremo tantissimo lavoro da fare nei vostri interessi, ma riusciremo a farlo solo se voi ci sosterrete.